Se trovo la skin di Iron Man, il video finisce. O almeno questa era la sfida, poi diciamo che è finita un po' male. Il controller, io non ce la faccio più, l'ho sfondato. Bella ragazzi, vi ricordo che se volete supportarmi potete andare all'interno dell'item shop, nella sezione supporta un creatore. Inserite il codice creatore forte così come vedete a schermo, poi accettate. E da ora ogni acquisto che farete mi darà una piccola percentuale. Grazie mille a tutti quelli che lo faranno. Ragazzuoli, se trovo la skin di Iron Man, il video finisce. Ho cambiato anche la sensibilità. Se mi trovo con questa qui che ho cambiato, ve la farò vedere. Anche in un video, magari nei prossimi video. Quindi vediamo un attimo come ce la caviamo. Io ho paura che il tutto vada un po' male a causa del fatto che questa sensibilità in realtà non l'ho utilizzata per molto. Però è molto probabile che troveremo Iron Man prima che effettivamente riusciremo a fare tante kill. Quindi il tutto sì è grave, ma fino a certo punto, parliamoci chiaro. Gente lì, mamma mia, raga, la sensibilità la sento proprio completamente diversa rispetto alla mia. Mi dà un fastidio cane. Però vabbè, devo imparare ragazzi perché credo che sia una buona sensibilità questa. L'ho modificata, insomma, anche per il fatto di avere control freak e cose varie. Io ho sempre fatto così, sono partito da una sensibilità di base e poi le ho sempre modificate secondo le mie esigenze. Perché ragazzi, state tranquilli che le sensibilità che avete devono essere sempre modificate in modo che risultino comode per voi. Non c'è una sensibilità migliore di un'altra, c'è la vostra sensibilità ed è quella giusta. E io infatti parto sempre da una base di qualche altro youtuber o streamer e poi metto la mia, cosa che vi consiglio di fare. Io magari vi posso far vedere pure la mia sensibilità e potete partire da quella base. Però poi le cose le dovete cambiare voi e mettere quella che vi fa più comodo. Allora, fatemi prendere una cesta un attimo qui, vediamo un attimo che ci sta. Grazie, apriti. E è la pozza grande, va bene, me la faccio subito. Non voglio fare capricci con pozze piccole perché non conviene. Ormai abbiamo capito che dobbiamo giocare di testa, quindi. Qua c'è gente, un attimo solo che alzo un po' il volume. Sembrerebbe di no, apparentemente, però non mi fido. Come l'ho fatto a evitare? Cioè, secondo quale logica? Grazie per la pozza grande. Sono molto confuso e non farò tante domande. Esatto, quella pozza grande l'ha buttata proprio lì. Grazie mille, man. Così mi nascondo anche qui dietro. Ragazzi, questi sono i nemici che ci piacciono. Nemici collaborazionisti. Ovviamente scherzo, noi non facciamo collaborazioni all'interno delle partite. Ognuno deve giocare per sé e abbiamo solo regole che Fortnite ci impone. Se lancio la boogie bomb su un nemico che sta in una macchina, comincia a ballare? Secondo me no. Però vabbè, cerco di fargli magari un assalto o qualcosa di sto tipo. Ok. Lui deve per forza uscire. E io qua modifico. Non è vero, non modifico. Esce di qui. E ti è andata male, fratelli? Calmi tutti, ragazzuoli, che c'ho una sensibilità di mira che ha veramente del folle. Attenzione. Dai. Ok, colpito. Attenzione. Calmi. Dai. Non posso perdere così. Ok, scusatemi ragazzuoli, ma ve l'ho detto. Questi sono giorni in cui mi sto ancora abituando a quella linea. Fortunatamente, cioè, scusatemi, quella sensibilità. Allora, vediamoci questa roba. No, perché sono entrato? Fammi uscire. Il mio personaggio ha paura, invece si deve mostrare, deve essere pronta a qualunque venienza. Il nostro PG, la nostra carissima tizia della season 2, tra l'altro. Questa skin non credo che ce l'abbia molta gente, perché è un po' vecchiotta, insomma. Perfetto, anche un piccolo pump azzurro lo prendo volentieri. Vi ricordo ragazzuoli che io queste sfide le registro sempre mentre sono in live sul sito Viola. Infatti ragazzi, se anche voi volete aggiungervi alle live, giocare con me in live o registrare o eventualmente semplicemente guardare le sfide in anteprima, basta che andate in descrizione nella sezione live streaming e iniziate a seguirmi. Mi raccomando ragazzuoli, ci tengo un sacco, quindi fatto, siamo in live quasi ogni sera. Però a questa distanza con la sensibilità che c'ho ora credo che non mi troverò mai. Che dite, proviamo? Diciamo che mi è andata bene, però è stato più per qualche colpo fortunato che per altro. Se ci sono riuscito voglio un premio. No. Ma veramente non ci sono riuscito. Che peccato, raga, che peccato. Ok, va bene. Veramente peccato però, eh. Attenzione, sta un altro pure lì. Vabbè, raga, ci stiamo andando a mettere nella gente, semplicemente. Quindi direi magari di far fightare loro. Perché il tizio con l'elicottero lo vedo abbastanza minaccioso, se permettete, infatti. Dai, no, si è lanciato, ma perché? Ma perché? Ti sei pure sfondato. Ma cosa ho visto? Ma perché? Ma cosa? Però c'hai lo spazio, allora va bene, fra, fallo più spesso. Oh, attenzione, non mi cade in testa l'elicottero. Siamo calmi, grazie. Molto gentile, mi raccomando, la prossima volta fallo prima così evito mazzate varie. Easy, easy.
Easy, devo subito uscire da questo elicottero il prima possibile, prima che mi salti in testa questo tipo. Ok, fortunatamente la cosa è andata a buon fine. C'è un tizio che mi sta raggiungendo praticamente, che non mi sta più raggiungendo, quindi direi di andarcene. Sarei molto tentato di spararlo, però non lo so, raga. Tra l'altro questo c'è il potere di Iron Man, però fortunatamente non è Iron Man. Su 6 persone eliminate non abbiamo avuto questo tipo di problemi. Attenzione, paura di dove posso sparare sto tipo all'improvviso. Non voglio farmi notare, raga, per quanto possibile non voglio. Attenzione, è arrivato. Dobbiamo subito fightarlo, raga. Allora direi di andare subito all'arrembaggio. Nammo, dai. Mi sa, frate, che ti è andata male. Mi sa, frate, che ti è andata male. Che mi devo fare un attimo le pozze. Qua dall'angolazione in realtà potrebbero spararmi. La riduzione è un po' pericolosetto. Questo fucile a pompa quasi quasi me lo tengo. Altre pozze. E ci prendiamo un po' di legno. Come start non è male. C'è il recoil. Mamma mia, quanto godo, quanto godo, quanto godo, quanto godo. Muto, torna a casa. Muto, torna a casa. Attenzione, gente in zona però. Eliminarla. 31, politico. Solo che eliminarla bene da qua non è che sia così facile. Posso provare a sfondare il muro, ma tengo quest'albero davanti e poi tengono le strutture loro dalla loro parte. Vediamo se riesco a aggiungermi al momento giusto. Esatto, perché mo la kill dovrebbe essere abbastanza easy se riesco. Dai, fammi entrare, che lo so che mi fai entrare. Che sei buono e caro, diceva mammina. Pure a me lo diceva, poi mi ha conosciuto e pure mamma non mi voleva bene. Godo un sacco, godo proprio tanto. Io sfondo il controller, io non ce la faccio più. L'ho sfondato. Se lo sfondo, l'ho rotto. L'ho letteralmente sfondato. Vabbè, e vabbè. Non clippatela. Cioè, ragazzi. Raga. Mo non per dire. Però non è normale che faccia questa cosa un controller. Guarda, se lo trovassimo veramente sarebbe il colmo. Il colmo. Guarda, non ti dico. Se lo trovassimo ora sarebbe il mega colmo della vita. 97, sorry. In what language? Non ho capito. Oh, belli questi due tipi. Guarda, ti offendi se faccio tipo una cosa intelligente così, no? Tu ti offendi se mi faccio anche una kill da te, eh? Tipo così, no, non ti offendi, bella per te. Quando esce il video? Credo mercoledì, ragazzuoli. Vedo di editarlo in serata. Però questa cosa non doveva succedere. Molto intelligente, sì, mamma mia. Avevo annullato il colpo, molto intelligente, veramente, letteralmente, però io. Devo dire la verità, in maniera ironica, sicuro. Ma voglio Tony, tanto mi faccio andare bene anche Tony Stark ora per come sbrocco. Non mi lamento più, va bene Tony. Ragazzi, per favore in chat non vi lamentate che qua già ho sfondato un controller per fare questa sfida. Permettetemelo, stavolta imbrogliamo. Lo so troppo bene dove sto il tipo, mi sta aspettando. Un po' godo, perché ho fatto un colpo molto intelligente. E però vorrei fare un attimo uno scambio al volo, me lo fanno fare? Dai, veloce che sento gente fightare. Andiamo. Qua vedo roba ma non capisco se è di nemici sul momento. Sì, è di, assolutamente di nemici sul momento. Tony, muori. Io finisco quella sfida, ciao. Controller, lo finisco di sfondare, arrivederci.